Vi giuro che mi viene da ridere ogni volta che sento sta musica, perché mi fa venire i brividi, non lo so. Comunque ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio. Oggi voglio dirvi delle cose, nel senso, ovviamente c'è poca luce, però aspettate che provo ad accendere un pochino. E devo dirvi che, a mio personalissimo parere, ho avuto una fretta devastante. Cosa voglio dire? Aspettate che... Scusatemi, ma devo sistemare un po' di cose. Però ho avuto una fretta devastante, perché ho battuto Margit. Mi sono buttato subito in questo mondo che, a mio parere, non è il momento di affrontare. E me ne rendo conto perché anche da questo non sono pronto, ragazzi. Mi rendo conto che è troppo... ho troppa fretta in questo momento, e voi sapete che io odio questa cosa negli adventure, avere fretta. Battuto Margit, ho pensato di poter andare chissà dove, di poter fare chissà che cosa. E invece eccomi qua. Ora, provando ad affrontarli nella maniera migliore possibile, cioè così, e poi aspettando... Anche perché bisogna solo aver pazienza, no? Ed è quella che ho perso. Intanto vi ringrazio tantissimo per tutto, ragazzi. Voglio sentirvi nei commenti. Abbiamo trovato veramente di tutto, ok? In questi video, in questi giorni. Veramente tanta, tanta roba. Ma soprattutto questo sigillo artigliato, che non ho capito e non ho letto bene, ce l'ha dato quella bestia in quelle lande desertiche, dopo che gli abbiamo dato, appunto, quella parte di non morto, quella... Non so neanche più che cos'era, capite? Sto andando talmente avanti, correndo, ma non correndo, perché in realtà ce la siamo anche presa comoda, perché abbiamo perlustrato e perlustreremo ancora. Però... Che cos'è? Un raro cimelio in grado di potenziare gli incantesimi in base alla forza. Che vuol dire? Abbiamo trovato armi devastanti. Lo shotel di quei... Come li possiamo chiamare? Quei pupazzetti cattivissimi. Il randello chiodato che abbiamo utilizzato. Il falcetto biforcuto. Di quelle cacchio di gargoyle piccoli dei dungeon. Ne abbiamo di roba, ragazzi. Questa l'hanno droppata proprio loro. Lama generalmente fissata agli artigli dei falchi da guerra, di gran tempesta, adattata per essere usata da un umano. Sottile, leggera e pensata per non limitare la libertà di volo del rapace. Allora, proviamo a vestirci anche in un modo... Allora, 9-2 questa, 12-4, non male, già abbiamo... Controlliamole queste cose, ragazzi, 8-3, 9-5, ok. Questa sembra la migliore, 7-1-8-8, 7-1-8-8, non sarebbe neanche male. Cappotto di cuoio con raffinati ricami d'oro, indumento da viaggio nei nobili della capitale. Questo l'avevamo preso dai nobili, capite che non è neanche male come equipaggiamento. Ora, tra questi mettiamo questo qua che è il più leggero, tra questi mettiamo, per me possiamo mettere anche questi, che va benissimo, e mettiamo qualcosa qua, anche leggero, non importa. Ok, ci siamo, sembriamo dei pirla. E abbiamo ancora... Cioè... Cos'è che ci frega? Carico pesante.
Carico pesante. Carico medio. Ok, ora abbiamo un mid-roll. Ma non siamo neanche messi malissimo come vestiario, eh. Però quello che vi voglio far capire è che è un gioco veramente impostato sulle statistiche. Quanto questa spada può dar fastidio grazie al sanguinamento? Quanto è giusto che noi siamo qui? Quanto dovrei perlustrare di più? Capite cosa voglio dire? Abbiamo un mago qua sotto che è Rogier. O Roger. O come cacchio lo vogliamo chiamare. Che non ci aiuta. Ok, in nessun caso, ma... Oh, hello there. Good to see you safe. Stopping by to learn a battle art or two. Ci dà delle abilità magiche che in realtà noi potremmo anche utilizzare. Ok, cenere di guerra che fornisce un armamento, l'affinità magia e la seguente abilità. Capite perché sto facendo questo ragionamento, perché sto parlando con voi oggi? Perché se noi leggiamo bene, controlliamo bene quello che ci si pone davanti, probabilmente... È interessante. Ciottolo di scintipietra, abilità che imita la stregoneria scintipietra dello stesso nome, se seguita da un attacco potente. L'armamento sfrutta il potere della scintipietra per colpire con un affondo perforante. Spadone cariano, abilità che incarna il prestigio dei reali di Caria. E come vi dicevo, appunto, noi abbiamo fatto una lore per il nostro personaggio del prigioniero, il prigioniero che arriva da Caria, che è stato imprigionato, che ha passato del tempo a Caria e ha imparato come usare la magia scintipietra. Quindi trasforma l'arma in uno spadone magico e sferra un pendente discendente. È possibile caricare l'abilità aumentandone l'efficacia. Questa potrebbe essere interessante. Quanto può togliere questo pendente? Non lo sappiamo. Ma... Io? Come cenere di guerra? Non ci sputerei sopra questa. Per ora andiamo avanti normale, perché voglio andare all'esplorazione con calma. L'esplorazione con calma mi dice veramente poco, perché qua abbiamo questi due che non fanno in realtà una piega. Guardate quanto può togliere quest'arma e quanto potrebbe essere efficace contro questo soldato se riuscissimo ad arrivargli alle spalle. La proviamo? C'è quest'altro pirla però. E infatti, ci ha completamente rovinato la cosa. Non l'ho... Mi credete se non l'ho ucciso? Mi credete? Non questo, quello con la fiamma, ragazzi. Assurdo, è assurdo. Non sono pronto per quest'area, veramente. Ma sapete perché non sono pronto? Perché mi stanno tutti sulle balle. E quando tutti stanno sulle balle, ragazzi, in Dark Souls... Non ha un freno, eh? Stavo dicendo, quando ti stanno tutti sulle balle in Dark Souls, c'è un problema. Non gli ho tolto nulla, eh? Non è un po' troppo? Capite cosa intendo? Se io con questa non gli tolgo nulla, non ci facciamo due domande? C'è qualcosa che non quadra. Che può essere l'arma, può essere quello che vuoi, però... Capite, lui si è buttato. Se n'è completamente fregato. What? Questo è importante perché devo capire chi sono, perché sono così potenti questi. Avete capito? Ecco cos'era anche la spada. Interessante. Ok. Ok. Questo quanto pesa? Non pesa.
Va benissimo. Ragazzi, ora sì. Abbiamo una lore di questo cavaliere che è indistruttibile e possiamo brandire la sua spada che ha 142... 27? Che non è male. Che non è male. Spadone di pregevole fattura, finemente decorato con un antico motivo. Era conferito ai cavalieri che, per colpa o sventura, erano condannati ad abbandonare le proprie terre. Molti di questi guerrieri venivano mandati al confine, dove erano costretti a ricominciare da capo, soli, nella loro disperazione. Non è per niente gigante e ha un peso di 10. 1,5 in meno della spada di Darwill. Il moveset è come lo spadone che avevamo precedentemente. Perfetto, sì, è uno spadone classico. Nessun. Nessun moveset particolare. Ok ragazzi, qua sappiamo benissimo dove ci troviamo. Sappiate che voi state vedendo questo walkthrough, ma io vi dico con tanta tranquillità, ragazzi, che abbiamo già perso 200 strade. Ma porca miseria, io era sbilanciato. Lui, pur di colpirmi, se n'è fregato e ha preferito morire. Ah, qua sotto c'è lui. Potremmo fare una giocata interessante su di lui, eh? Ah, cani. E quello? Come ci arrivo lì? Questa cosa è interessante, devo arrivarci. C'è il cavaliere. Però vedete, lì c'è una porta. Che va a sinistra per poi tornare là, ok. Mamma mia, ragazzi. È un gioco veramente incredibile. Io penso che molto probabilmente il miglior Souls, tra virgolette, che io abbia mai visto. Oh, finalmente one shot. Che cacchio. Dai, vieni. Sfruttiamo sempre il fatto che comunque possiamo andargli alle spalle, visto che non ho più ampolle. Questa porta è quella lì che porta lì fuori. Oh, come cacchio ci arrivo? Ma che fai? Corri qua? Perché corri? Ha lanciato un sasso? Mi ha lanciato un sasso. Ok, ci siamo ragazzi. È lui. Sarò sincero. Voglio provare a fare la cavolata, ragazzi. So che molto probabilmente ci perderò. E ci sta. E ci sta che io rischi tutto, ma... per che cosa? Se dovessi fallire, potrei teletrasportarmi ad una grazia. Ma se dovessi riuscire... prendere questo oggetto. Preso. Via, via. Si è arrabbiato. Oh no. Giorno. Non ho energia. Fai il bravo. Ti prego. Prego.
bravo. L'altro. L'altro. Madò, ragazzi, non l'avevo agganciato. No. Raga. Raga. Lo sapete, vero? Lo sapete, vero? Questo è un Souls. Qualcosa di difficilissimo, anche se non lo è. La calma ci darà ragione, ragazzi. Vedrete. Possiamo arrivare direttamente dai cani, però. Merda. Stai tranquillo. Bene. Tocca a te, brother. Cosa? Tu sei più sveglio. Ma neanche tanto, dai. Invece sì. Ok. Vedete che però l'abbiamo presa un po' più tranquilla. Runa aurea. Ma quella ragazza bionda che ci aveva parlato degli innesti. Aveva parlato della crisalide. Di che sta parlando? Fermaglio avvolto in un drappo di velluto rosso. Promemoria lasciato dalle crisalidi, sacrificate in nome degli innesti. Un fermaglio avvolto in un drappo di velluto rosso su cui si intravedono macchie di sangue. Spiriti evanescenti cercano di trasmettere un messaggio, ma nessuno può sentire la loro voce. Spero si possa dare a qualcuno. Spero sia una quest. In qualche modo. Occhio, perché lui non si fermerà. Non ci ha visto? Che luogo? Pietra da forgiatura funerea. Sono buonissime queste pietre. Ragazzi, ne abbiamo una tonnellata. Una volta che io deciderò quale sarà l'arma del gioco, quella che vorrò potenziare, la potrò potenziare veramente a livelli stratosferici. Anche se servono i fabbri. È l'unico per ora l'abbiamo visto alla tavola rotonda. Non ho... Di che si tratta? E adesso sono incastrato però, perché non posso andare né di lì e né tornare indietro. Sta cosa è... Ah no, aspetta però. Ah! Ehi! Ragazzi, però, questo è il primo che abbiamo trovato, il Lord... Il... L'erede innestato, è lui? È un ragazzo. Il braccio centrale credo che sia il suo. Si vede che gli penzola a lui, è suo. Ma il resto... Di chi è tutta quella roba? Ragazzo, cosa ti hanno fatto? Cosa sono gli innesti? Dove mi porterà? Sono fregato praticamente. Oh, caspita, è uno shortcut. Abbiamo attivato lo shortcut per il castello. Incredibile, una grazia. E quindi mi... Oh cavoli, è quello...
Ok, mi stanno dicendo. Fatti di ampolle. Ragazzi, questa ce la giochiamo malissimo, ragazzi. Questa ce la giochiamo malissimo. Ci proviamo? Io non lo so. Non lo so, però. È un invito. È un invito bello e buono questo, ragazzi, purtroppo. Purtroppo per l'innested. Bam. Non gli ho fatto un cacchio, però, devo ammettere. Dai, vieni, vieni. Togli via quello scudo. Bravo. Non lo prendo, devo entrare per forza per fargli questa magia, ma credo che sia una delle più potenti che ho. Torna indietro, ha paura, eh? Ha paura delle mie magie. Stai sbagliando, te l'ho detto. È stato... Devo dargli qualcosa di più veloce, vediamo. Ok, sembra aver paura, ragazzi. Però è... È una figata bella e buona potergliele dare in questo modo. Bisogna capire se... Ha paura? Ha paura. Purtroppo per te, frate. Ah, sei sveglio. Una volta distrutto non riapparirà più e quindi il fatto che noi sprecheremo tutte le nostre... Ragazzi, mi avrebbe preso con quella, mi avrebbe preso. Mi prende, eh? In piena faccia t'ho preso, porca miseria. Guardate come si sposta per evitarle. Ma abbiamo vinto. Madò, ragazzi, questo è un... È clamoroso. Non c'ha... Non ci ha droppato nulla. Che cacchio facevano qui? Raga, posso dirvi una cosa? Ve la dico proprio tranquillamente. E quindi? E quindi noi perché abbiamo dovuto uccidere lui? Non ci ha dato nulla? E in più, non abbiamo aperto un'altra strada. Non lo trovate strano? Vediamo se abbiamo... Ah, non le abbiamo. Ok, nessuno, niente, non abbiamo nulla. Non trovate strano il fatto che essere arrivati lì non vuol dire nulla? Scusatemi, forse mi sono perso qualcosa. Ma sicuramente mi sono perso qualcosa. Abbiamo sbloccato la stanza qua. È tutta nostra. Ok. Possibile? Chi è? Qui è da dove siamo arrivati. Ragazzi, questa è la stanza forse dove ci chiudevano dentro e c'era il tizio che rideva? No, sembrerebbe di no. Dove andiamo? In realtà. Merda! Ma sei impazzito? Ok, lì forse c'era un oggetto che abbiamo già preso.
negli scorsi episodi. Perché fare questa salita? Ragazzi, siamo tornati qua. Da dove? Che mira, figlioli. Ok. Avete visto cosa fa? È incredibile. E ci risiamo. Questa volta quel cacchio di cane te lo spacco subito con due. Anche tre. Ciao cane. Merda, 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 è impazzito. Impazzito. Ma sta venendo veramente qua? Medusa. Vai Medusina, ti prego, sennò questo ci spacca in mille pezzi. Ma è impazzito. Vai Medusina, bravo, avvelenalo, ma a pala proprio. Ah. Vai, avvelenalo, avvelenalo, avvelenalo. Merda. Ma questo è impazzito. Raga, c'è qualcosa qua dentro la statua. Che cos'è? Ehi, brother. Ah, ci vieni? Porca merda, ho sprecato una magia. Dove va? Sta facendo tutto sto giro, perché? Merda, raga. La statua mi ripara però, in qualche modo. Che culo. Non la rompe. Sapete che è interessante? Il fatto che è palesemente fatta per rompersi e lui non la rompa mi fa veramente pensare. Merda. Certo che la medusa sta aiutando tantissimo. Scusami se non ti ho... Che cosa? Sono uno stupido, ragazzi. Sono uno stupido. Sono uno stupido. Non è il momento, mi voglio divertire io adesso. Ragazzi, a questo punto non voglio assolutamente andare lì. E dopo aver aperto lo shortcut e aver distrutto appunto... Sembrava anche quello un giovane lord. Non lord, erede. Direi che è arrivato il momento di tornare a esplorare, perché secondo me non sono pronto per affrontare questa zona. Ed è giusto così. Scusatemi per questo episodio un po' particolare, però è anche giusto quando noi affrontiamo delle difficoltà, ma non delle difficoltà, sappiamo che qua ci vuole più concentrazione, più forza e più, secondo me, più roba, nel senso che abbiamo bisogno di un personaggio più completo. Ora siamo venuti così a caso. Io voglio un personaggio completo e voglio perlustrare. Guardate qua. Guardate qua. Qua sotto non l'abbiamo fatto. Questo lato qui, tutto questo qua verde. Non dico la zona rossa, assolutamente no. Io sto parlando di tutta questa zona qua verde. Che è Sepolcride. L'abbiamo fatta? Secondo me non bene. E quindi nel prossimo episodio ci dedicheremo alla perlustrazione di Sepolcride. Scusate ancora per questo episodio così. Fatemi sentire che vi va bene lo stesso. Fatemi sentire che secondo voi non è proprio sprecato, perché a me dà questa sensazione e mi dà un fastidio incredibile, ragazzi. Fatemi sapere. Ci vediamo nel prossimo episodio, perché nel prossimo episodio perlustriamo la zona sud di Sepolcride. Grazie a tutti. Un abbraccio, un bacione. A presto.